Il lavoro è un elemento di coesione del paese e l'incremento dell'occupazione dovrebbe essere il fine della politica italiana. Lo ha detto questa mattina a Salerno il presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia nel corso dell'evento stamani nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città per celebrare i 100 anni di Confindustria Salerno, 100 anni di imprese al servizio del territorio. Occorre tenere alta l'attenzione sui territori, ha ribadito Boccia. Bisogna puntare ad un'industria ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di produttività, investimenti con una lega fiscale che possa agevolare investimenti in un paese come l'Italia che non ha materie prime e fonti energetiche. Nelle scuole economiche insegnano che la prima politica anticiclica è quella della dotazione infrastrutturale. Sarebbe una grande mission del paese dove tutti dovrebbero convergere andando nella direzione del lavoro che è il grande fattore di coesione del paese. L'incremento dell'occupazione dovrebbe essere il fine della politica italiana. Il mondo dell'economia, per quello che gli riguarda, per il nostro ruolo, essendo noi un corpo intermedio, può contribuire a proposte e a spingere la politica verso questa direzione. Andare oltre la legge finanziaria, attivare cantieri e avere una dotazione infrastrutturale all'altezza del secondo paese manifatturiero d'Europa. Concretamente significherebbe svariati miliardi di euro, di risorse alcune già stanziate, significherebbe farlo quanto prima, significherebbe occupazione, significherebbe collegamento tra la Puglia e la Campania, significherebbe collegamento tra la Campania, il sud e il nord e quindi il Mediterraneo, significherebbe una visione complessiva. A partire da questa città, se pensate all'aeroporto, quanti turisti e clienti da parte delle nostre imprese possiamo attrarre, collegandolo anche chiaramente a una parte della Basilicata, si apre un fronte. Le infrastrutture sono determinanti. Da quando l'aeroporto di Capodichino è diventato privato, i flussi turistici verso la costa sorrentina ed amalfitana sono aumentati. Quando c'è un'infrastruttura di qualità, il territorio subisce in termini positivi quello che si chiama il circolo virtuoso dell'economia. Attrazione di ricchezza, turisti, occupazione e competitività per le nostre imprese.